Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Questa sera proverò insieme a voi Greedfall. Iniziamo questa nuova partita. Allora, seleziona il livello di difficoltà normale. Ok, bilanciata, ci piace. Non ho mai giocato questo gioco, quindi lo sto provando insieme a voi e questa è una preview. Vediamo il caricamento. Siamo su SSD, naturalmente. Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose! Molto carino questa cosa qua. Allora, vediamo un attimo. Uomo, donna. Preimpostazione. Ah, ok. No. Viso. Il problema... Ah, ok. Si può muovere la camera. Perfetto. No, però stai fermo. Quindi, vediamo un po'. Capelli. Di solito faccio il pelatone, però in questo caso il pelatone è molto brutto. Facciamolo così vampiresco. Vediamo un attimo se questo qui. Io direi anche sì. Questo è un po' più skinny rispetto al viso normale. Questo non... no. Ok. Barba. Facciamo una barba incolta. Ci sta. Sopracciglia. Non male. Sono brutte queste sopracciglia. Ok. Queste, normali. Ok. Colore della pelle. Esatto. E poi colore capelli. No, bianchi, naturalmente. Non troppo bianchi, però. Direi così. E colore degli occhi, naturalmente neri, se è possibile. Vediamo un po'. Credo siano questi. Vabbè, ok. L'unica cosa è sul viso. No, questo. Ok. There. Anzi, può cambiare? Aspetta il tuo personaggio. Ok, fase successiva. Allora, scegli le tue abilità iniziali in base allo stile di gioco. L'albero delle abilità è aperto. Progredendo nel gioco, sarai in grado di sbloccare le abilità di altri archetipi. Allora. Tecnico. Questo. Allora, magia. Cosa fa? Questo progetto è incentrato sulla... utilizzo di incantesimi offensivi a distanza. Questo mi piace però. Questo qua si farà il mago. Guerriero, questo profilo è incentrato sul combattimento in mischia. Questo profilo è incentrato sul controllo del campo di battaglia. Questo non ne ho la più pallida. Trappole, elementarmi da fuoco, lame. Anello di magia divina, stasi, armi a una mano pesanti. Potere mentale, volontà. Proviamo a fare il mago. Perché c'è anche il tecnico, precisione. Vai, mago, mi fa... A me è sempre piaciuto anche in D&D fare il mago, quindi... Ok, scegli un attributo nel quale investire il tuo primo punto in base al tuo stile di gioco preferito. Beh, abbiamo fatto il mago, quindi... Forza, agilità, potere mentale, volontà, precisione. Abbiamo fatto il mago.
Aumenta la potenza di tutti gli incantesimi attribuiti. Ok, questo. No, non lo possiamo fare. Ok. Talenti. Ok, scegli il talento nel quale investire il tuo punto di partenza per poter progredire come vuoi tu mentre completi le missioni e esplori il mondo. Ah, questo permette di creare pozioni semplici. Riduce leggermente i prezzi dei mercanti. Permette di attraversare passaggi difficili che richiedono equilibrio. Permette di creare migliorie base per armi e armature. I punti di raccolta diventano più facili da vedere. Scassinamento permette di scassinare serrature semplici e le trappole nemiche sono più facili da vedere. Oddio, sono indeciso tra questi due. 1, 2, 3. E andrei su. Facciamo un mago ladro? Destrezza, mago. O raccogli, raccogliamo. Vai, iniziamo la partita. Ma non mi fai scegliere il nome del personaggio? Peccato. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lord, please, I beg you! Her Highness has personally requested I finish this. Thank you, cousin, for getting me out of that. Ok, ci siamo. Quindi la bussola, visibile in alto al centro dello schermo, indica i luoghi importanti e gli obiettivi della missione attiva. Missione principale, missione secondaria. Vai a dire addio a tua madre. Ah, così, porina. Oh, ma c'è un muro! Voglio uscire. Ok, USD, naturalmente, mouse, si controlla abbastanza bene. Ho visto qualcosa passare. What? Ah. Spazio, c'è questa roba qua. E vai in pausa. Ok, va bene. Ci posso parlare? No. Andiamo. Oh, shift corre. Questo. Control fa questa cosa qua. Tasto destro fa quest'altra cosa. Non ci posso parlare però. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Vabbè. Shiftiamo e andiamo veloci verso M la mappa? Sì. Ok. Andiamo a dire addio alla mamma. Hey! Green blood! Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your goal. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Kurt, I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Attacca tre volte. Ok. Uno, due e tre. Ok, fino a qua ci siamo. Perfetto. Difenditi dagli attacchi. Ok, penso così. Uno.
Ok. Ah, ok, perfetto. Col tasto destro parata. Ah, posso anche schivare così? Ah, ok, perfetto, figo. Dimostra Kirk che sai combattere, toh. Così. Hai perso salute. Per assegnare una pozione a un tasto rapido, usa tab spazio per entrare in modalità tattica. Ok. Quindi la pausa tattica mette in pausa il gioco per darti in modo di scegliere la tua prossima mossa a tuo piacere. Ah, bella questa cosa. Sarai in grado di accedere ai combattimenti, ai tuoi incantesimi, abilità e pozioni, eccetera eccetera. Da usare direttamente con tasto rapido. Se la usi direttamente durante il combattimento, puoi anche scoprire qualcosa sui nemici attorno a te. Ok, quindi pozioni, curativa. Ok, usa e continua a fare sta cosa. Ok, ho capito. Poi Q. Ah, ok, 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 ok. Q è segnata all'1. Ok, perfetto. Perfetto, ok, ho capito. Bisognava premere Q. Ok, quindi devo fare così. Cos'è il furore? Aspetta, fammi leggere però. Oh, sono morto. No, è che stavo leggendo. Scusami, perdonami. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to injury. This is humiliating enough. We'll need to get you through the basics or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor. Ok, adesso siamo in due. Puoi usare magia ombra o di luce durante la tua avventura. L'incantesimo di stasi ti permette di congelare temporaneamente un nemico. Gli incantesimi usano magia indicata nella barra blu. Ok, barra blu. Ok. Quindi adesso incantesimo. Se io faccio Q, lo metto sul 2, dovrei avercelo sul 2. Ok, lui è bloccato. Ok. Carichiamoci. Lui dovrebbe essere già a terra però. Ok. Ma quello non va giù però. Stai fermo. Ok. Ah, ok, la Q è la super mossa. Ok, la E non lo so cosa faccia. Adrenalina insufficiente, che è la Q. Perfetto. E quindi non vanno giù? L'ho fatto, eh. Uno. Perfetto. E due. Ma che belli. Adesso mi posso uccidere? Ok. That's it. Livello di corazza fisica è mostrato con scudi sulla barra della salute. La corazza assorbe parte dei danni fisici. Per sfondare una corazza nemica puoi usare un'arma a impatto o alcuni tipi di trappole. Gli attacchi magici oltrepassano la corazza. Ok. La magia oltrepassa la corazza fisica. Aia. Ok. Ah, ho finito. Ok.
Il furore è uno stato che ti permette di utilizzare attacchi speciali che infliggono danni bonus o fanno perdere equilibrio agli avversari. Una barra segmentata che si riempie quando attacchi un nemico, lanci un incantesimo pari attacchi nemici, ti mostrerà. O pari attacchi nemici ti mostrerà il tuo livello di furore. Quando la barra raggiunge il primo livello, un effetto visivo apparirà sulle mani del tuo personaggio. Premi Q per usare l'attacco. È quello che abbiamo fatto prima, praticamente. Ah, aspetta però. Quindi più paro o schivo e più si carica. Oppure attacco. Ah, fico. Quindi adesso lo posso fare. Via. Ok. X rinfodera la tua arma. Come X rinfodera la tua arma? Ah. Pero pero. It does. And I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes. You know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Onestamente mi dà fastidio avere una persona accanto. Complete with bodyguard were behind me. I do like being wanted. It would seem that the prince didn't feel you were apt to take care of yourselves alone. And so it goes. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night, and we haven't seen him since. You know, Constantine, I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye. But you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Incontra carta al palazzo. Ma non dovevo andare a salutare la mamma io. Cioè. No, sempre quella. Penso che sia di qua. Non lo so. Proviamo. Eccola qua. Ciao mamma. Ciao One. Ok, dimmi. Sta messa male. Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Sorry, I'm having trouble getting used to your condition. Come now, let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort. To know my son has left on a mission to heal his people. Come now, it is time for you to take leave. Here, take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Abbiamo anche il cappello. Perfetto. Scatta più velocemente scattando, procedere più avanti lentamente. Maiuscolo e scatta. Ah, ok. Z lo fa camminare. Ok. Vediamo un po'. Oppure shift. Ah, ok. Non c'è il salto. Questa cosa...
mi perprime un po', però prima di tutto prendiamo subito una cassa. Ci prendiamo questo. Grazie. Per forza. Quartiere del broccato. C'è gente ubriaca? Voglio vedere la gente ubriaca, signori. Allora. Sta messi male però, eh? Guarda i piedi. Non respirano. Si può entrare? Ma no, peccato. Se si poteva entrare sarebbe stato fighissimo. Qui? Ah, prendi tutto. Come si fa a prendere tutto? Così. Ok. Poi, c'è le luci un po' brutti. Qua si possono entrare? Dimmi di sì. Che è successo? Attenzione, mi vogliono attaccare di già? Attenzione, mi attaccano. E vi porto dal birimbello. Sapevo io che vi attaccavano. Grazie. È stato bello. Ok, perfetto. Ok, praticamente rinfodera l'arma in automatico. Ok. L'unica cosa bruttina è il fattore che quando si gira su se stesso, quello è un po' bruttino. Perfetto, vediamo un attimo cosa abbiamo qua. Sicuramente saranno usciti da qua e sicuramente c'è qualcosa da prendere. Monete d'oro, pozione, preparato per danni elementali, antico martello da guerra. Io ciapo tutto perché... Ah. Tanta roba. Ok, sarebbe bellino capire come fare ad... Ah, eccolo qua l'inventario, con la I. Cappello, schiena, non ho nulla. L'anello del novizio. Martello chiodato. Striscia dell'alchimista. Ma è molto meglio del martello. Io voglio la striscia dell'alchimista. Ma di brutto è anche blu. Questa. Abilità richiesta cosa? Lame a una mano. Nah, dai. Perché? Vabbè. Allora ci prendiamo questo. No, questo scusa, danno fisico, antico martello da guerra. Questo fa più male. Eh sì. Cioè, danno fisico 126, danno alla corazza. Quindi ci prendiamo questo. Qua sopra c'è tanta roba da leggere che noi non leggeremo perché no. Qua c'è spadaccio. Cos'è? Ah, questo è l'inventario. Quindi si può craftare, mi stai dicendo? Braccialetto d'argento. Se non li clicco tutti non se ne va più il punto esclamativo? Non so cosa sia. Perfetto. Cappello. Attenzione. Ci mettiamo la pannocchia in testa. Poi abbiamo... È un po' strano il menu, eh? Ok. Questo... Perché... Come faccio a tornare indietro? Ah, ok. Poi abbiamo la corazza. Sì. Questa è più fica. Poi abbiamo i guantini dell'orafo. E ce li mettiamo. Stiamo diventando... Estivali con tacco? Attenzione. Ci siamo equipaggiati ben... Ah, ma c'è anche il fucile. Armi da fuoco. No, ma forse era meglio fare un'altra cosa che... Il mago. Cioè, se io faccio X, tira fuori... No, non tira fuori l'arma. X. Ok. Qua c'è qualcosa? No. Kurt? It's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first.
You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parlamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Huh. Organizza un gruppo. Cart. Conferma. Solo... Parla con Nobile. Voglio parlare con... Greetings, Your Excellency. C'è una cosa brutta nell'animazione di quando parlano. Parlano con i denti, praticamente. Cioè, è un po' brutto. No? Invece di... Dov'è il tipo là? C'è proprio questa tendenza a non muovere... A aprire la bocca e parlare con i denti. È un po' brutto. Qua c'è qualcosa? No. Comunque sono un nobile. Attenzione, aspetta, aspetta. Apriti, Zedalo. No. Ma io non voglio gli NPC. Ma no, perché c'ho gli NPC? Perché? Chissà dove sarà. Questo che sta facendo? Qua non si può passare. Questo sta guardando la bacheca. No, guardiamo pure. Saccheggiamo subito. Cosa c'era? Tu hai la peste, vero? Sì. Avverti l'ambasciatore Alleanza 51, ponte di partenza. Ah, praticamente ci fa fare il giretto di tutto. Eh sì, vedi che c'è la X. Sono gli appestati praticamente. Quindi siamo al tempo della peste. Vediamo di qua. Non c'è quella cosa, quel petalo rosso che cammina. Attenzione. Stai fermo che lo uccido io, no? Ok, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. C'è un pianoforte. Aspetta, andiamo a prendere. Questo è il covo praticamente dei banditi. Prendi tutto. Munizioni. Qua c'è una cosa che bolle. Vedi. Si gira male. Si gira male. Va bene. Sì, abbiamo fatto malissimo. Raccogliamo anche lui. Monete e munizioni. Quindi le munizioni saranno finite. Pagina di diario strappata. Ho visto qualcosa? No. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Ah, eccolo qua l'ambasciatore. Permesso? Ma c'è carte già. Silenzio però. C'è la differenza. Mi piace questa occlusione del suono. Ma lei perché è messa... Perché sei messa in un angolo e basta? Perché c'è la catena? Per dirmi che non posso passare, vero? Ma posso rubare qua? No? Posso fare quello che voglio, vero? Sì.
Nel frattempo nessuno mi dice niente, queste carte. Ok, parlo io, eh. Greenblood, do you need something? Se sì, si è mai sentito. Ah, ma no, va via. Non voglio parlare con te, voglio parlare con l'ambasciatore. Levati. Si mette davanti. Good day, Excellency. Sir Desade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time, far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Caccia all'eretico. Premi a perseguire. Ok. Chiedi ditte l'emir. Racconta la congregazione. Ciappa ciappa. Questa roba qua. We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Sono bruttissimi. Not a day passes without new come muove la bocca. Joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets. Devono lasciare un po' le labbra più chiuse. There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. Si ritirano troppo le labbra. But I am confident. Peccato. That the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Peccato, perché i dialoghi sono fatti bene. Teleme. It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Mateus, our founder and greatest prophet. And give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Teleme are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you.
Il rapporto con la congregazione. As ambassador of Teleme, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. C'è anche un po' troppo blur attorno al... Sì. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Alle persone. Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front, without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Tir Fridi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Ok, perfetto. Vai via perché... May the light guide you, Desade. Perché parli troppo, vecchio. Ma soprattutto, peccato, perché, cacchio, i caratteri non sono fatti tanto male, cioè, i personaggi. Comunque sia, vediamo un po', tu che stai facendo? Parla con passante. Possiamo salire di qua? No, però io voglio giocare da solo, non col tipo che mi segue per tutto il tempo, eh. Poi andiamo di qua. Qua dove eravamo prima, e quindi andiamo di qua. Facciamo il giretto largo, tu chi sei? Ti ho visto che stai facendo qualcosa, eh? La tipa. Beh, ci sarà un altro combattimento. Si può bere? No. Questo qua cos'è? Un pisciatoio o una fontana? Ma, scusami, ma si lascia la frutta così per terra? Ci sono spuntato per caso qua. Ok, vediamo l'acqua. Ah. Che succede? Mi state accerchiando? Quindi in teoria mi sa che devo andare di qua. Vediamo. Permesso, permesso. Non è come Assassin's Creed che li spawn. No, mi blocca lui. Ok. Qua c'è un vicolo brutto e schifoso. Voglio vedere cosa c'è. Attenzione. Good day, good sir. È senza occhi. You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain. It's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Ma quindi ci vuole fregare, ci vuole far pagare due volte? Ma dai, perché? When we've already paid for the merchandise, if these thieves agreed to reimburse the original payment, it's what we'd do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You're demanding a second payment, but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing.
It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Minaccia di mandarlo in prigione, corrompilo. Cos'è questa roba? Minaccia. Quindi praticamente adesso abbiamo 50% di charms oppure intuito, corrompilo. Che ne abbiamo uno, che non so cosa significa, però proviamo a corromperlo, vediamo cosa succede, dato che lui è già un corrotto, magari ci riusciamo. We can come to an unofficial arrangement. You are clearly the apprentice of a demanding master who expects you to follow orders without raising a brow. Life in your shoes can't be easy. Perhaps we could help you take the weight off your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price you're supposed to pay me. Not if you were robbed. By pure chance. I mean, it could happen to anyone. What if the guards leave a little extra bonus in your pocket as you look away? And while you're making yourself busy elsewhere, some of my men break in and collect their merchandise. You'll just have to make a devastated, the dastardly boldness of them face in front of your master, and we're done. And the bonus will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh. All right. Dan, I'm with you. As soon as I've received my bonus, my eyes will grow weary-like. Not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well... You can't hold it against me for trying. Very well. Call for your men to come. You're certainly honoring your new title. Bravo! The quartermaster must be expecting us. Quindi praticamente abbiamo la possibilità di interagire con i personaggi e fare corruzione o altre cose. Qua c'è una battaglia, sicuro. Infatti lo sapevo io. Io mi metto dietro, così ci sta lui davanti. Però mi sono bloccato, non riesco più a muovermi. Fate passare, grazie. Occo Giuda. Quindi sono morto. Fighissimo. Ok. Ok, c'è un problema di collisione con le altre, con gli altri NPC. Ma veramente brutto. Oltre al cane che abbaia della mia vicina, che abbaia tutto il giorno questo cane. È terribile. Lo lasciano fuori e abbaia il cane abbaia. Non si riesce a passare, cioè le collisioni con gli NPC sono veramente, veramente larghe. Hanno hitbox gigantesche, quindi fai fatica a passare attraverso loro. Ciononostante, è divertente, è molto divertente. Penso che ci giocherò. Per questo gioco è tutto. Spero che abbiate le idee chiare su... sul gioco, sì, di gameplay, poi c'è una storia, una narrativa allucinante, credo che si basi molto sulla narrativa, questo gioco è sui dialoghi, cosa che potrebbe essere piacevole oppure no, dipende un po' dal giocatore e da come si sviluppa la storia. Quindi direi che per stasera è tutto, spero vi sia piaciuto. Vi siate divertiti e come sempre siete mitici e alla prossima. Bye bye!